Via libera di Telta alle candidature per le imprese interessate a realizzare i lotti francesi del tunnel di base del TAV. La procedura si potrà interrompere senza oneri in ogni sua fase, ma nel governo italiano restano forti divisioni. Oggi Chiamparino presenterà la richiesta di referendum da parte del Piemonte. Tensione con gli Stati Uniti e monito dall'Europa sulla nuova via della seta lanciata da Pechino. Di Maio però rassicura, la collocazione euro-atlantica dell'Italia non cambia. Svolta all'ultimo minuto per la Brexit. All'incontro ieri sera fra la Premier May e il Presidente della Commissione Juncker sono arrivate le garanzie legalmente vincolanti sul contestato backstop per il confine irlandese. Le modifiche che potrebbero garantire il via libera della maggioranza alla ratifica del voto di oggi rafforzano e migliorano l'accordo di divorzio con Bruxelles. A volte arriva una seconda possibilità, dice il presidente Juncker, ma non ce ne sarà una terza. Dopo il disastro aereo in Etiopia, 22 compagnie hanno lasciato a terra i loro Boeing 737 Max 8, che però, per il momento, continueranno legittimamente a volare in Europa e negli Stati Uniti. L'azienda, il cui titolo ieri ha affondato a Wall Street, ha annunciato che procederà a un aggiornamento del software dell'intera flotta. Ieri, rinvenute le scatole nere in Etiopia. Notte da brividi per la Juventus di Cristiano Ronaldo. Questa sera allo Stadium i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 di Madrid per eliminare l'Atletico e proseguire il loro cammino in Champions. Bene Ranieri alla prima in giallo-rosso. Nel posticipo di campionato la Roma soffre ma batte l'Empoli e torna alla vittoria. Nel finale annullato con il VAR il pari dei toscani. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, partiamo con la politica italiana, con il via libera da parte del Consiglio di amministrazione di Telt, la società che gestisce i lavori del TAV fra Italia e Francia, agli inviti per le imprese che intendono partecipare agli appalti relativi alla costruzione del tunnel di base in Francia. Un tema che divide i partiti di maggioranza, secondo la Lega in realtà è la prosecuzione dell'opera, per il Movimento 5 Stelle il fatto che si possa recedere senza penali in ogni momento è la chiusura della storia del TAV. Sul caso TAV si registra la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dei 3 lotti del tunnel del versante francese da parte di Telt, la società che gestisce i lavori. Si tratta di un invito alle imprese a presentare le loro offerte che valgono 2 miliardi e 300 milioni di euro. Entro giovedì il testo sarà sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Solo tra 6 mesi le aziende che hanno deciso di candidarsi riceveranno l'invito formale da Telt per partecipare effettivamente alla gara. Fino a quel momento i due governi francese e italiano potranno ancora decidere di fermare la procedura senza ulteriori obblighi e oneri. È la cosiddetta clausola di dissolvenza che ha consentito lo sblocco dei bandi senza perdere il finanziamento europeo, 300 milioni degli 831 stanziati da Bruxelles. E Parigi apre al dialogo, il ministro dei trasporti si dice disponibile per una discussione tra partner. Intanto Salvini considera un suo successo la pubblicazione dei bandi da parte di Telt. Il CDA spiega, ha approvato all'unanimità i bandi della TAV, una scelta chiara e unanime. La TAV è una delle tante opere pubbliche, in Italia ci sono 300 cantieri da riaprire. Contiamo che nell'arco di qualche giorno ci sia un decreto urgente, sblocca cantieri. Ma il Movimento 5 Stelle offre un'altra lettura della decisione della società francese e sottolinea l'impegno della Telt a verificare le volontà dei due governi al termine della selezione delle candidature. Nella sostanza, per i pentastellati, i bandi sono stati rinviati e arrivano ad ipotizzare che i governatori del nord del Carroccio puntino a far cadere il governo e a rilanciare l'alleanza di centrodestra con la Lega. Sospetti che indicano che i rapporti all'interno della maggioranza restano molto difficili. Ma il Presidente del Consiglio preferisce guardare avanti e dice ai giornalisti «La TAV è una vostra ossessione, io devo occuparmi di far ripartire il Paese, dobbiamo avviare opere nuove che servano veramente all'Italia, continuerà il dialogo con il governo francese». Ma dal Piemonte il governatore Chiamparino continua ad attaccare. Il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte, Salvini, Di Maio, spiega. 3 uomini in fuga elettorale dalla TAV. Formalizzeremo la richiesta al Ministro degli Interni di poter tenere la consultazione popolare sulla TAV con le elezioni del 26 maggio.
Avete sentito divisioni sul TAV fra Lega e 5 Stelle, divisioni che ci sono anche su un'altra iniziativa, quella sì alla nuova via della seta proposta da Pechino. Intanto Di Maio ha rassicurato gli Stati Uniti molto preoccupati e arrivano moniti anche dall'Europa. La NATO è la nostra casa e gli Stati Uniti il nostro principale alleato, il messaggio che fa filtrare il vice premier pentastellato Luigi Di Maio per rassicurare gli americani sul patto Italia-Cina. Ma le divisioni all'interno del governo italiano sulla nuova via della seta, progetto mondiale di accordi interstatali che la Cina sta portando avanti da un decennio per sviluppare il trasporto di merci via terra e mare, rimangono. Con la Lega che frena l'entusiasmo grillino e mostra più di una perplessità, soprattutto dopo l'irritazione degli Stati Uniti e le preoccupazioni degli altri Stati dell'Unione Europea, a 10 giorni dall'annunciata firma del memorandum d'intesa da parte del governo italiano, primo Stato del G7 a firmarne uno. Se si tratta di aiutare le imprese italiane a investire all'estero, noi siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, allora no. È un tema di sicurezza e interesse nazionale, e quindi il discorso delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati sensibili non può essere solo meramente economico. Facciamo parte di un'alleanza che prevede che la difesa dei dati sensibili e la sicurezza prevalga sull'interesse economico, fa sapere Matteo Salvini dalla sede della Lega a Milano. All'alleato leghista risponde Di Maio che volerà negli USA a fine mese per precisare che il memorandum non comprende la nuova tecnologia telefonica 5G, grazie alla quale, temono più stati, Pechino potrebbe attuare azioni di spionaggio. Il memorandum non muta la nostra collocazione euroatlantica e non costituisce un accordo internazionale. Può rappresentare un'opportunità per l'Italia e per la UE e l'occasione per introdurre i nostri criteri e standard di sostenibilità finanziaria, economica e ambientale, spiegano fonti di Palazzo Chigi, con il Premier Conte che cerca di mediare tra due posizioni che già sembrano inconciliabili. Allora, ci sono due notizie dell'ultima ora che arrivano dagli Stati Uniti. La prima è che Washington ha annunciato che ritira tutto l'ulteriore personale diplomatico, il poco personale diplomatico che era rimasto in Venezuela, un segnale che la situazione in quel paese potrebbe diventare molto calda, perché più volte gli Stati Uniti hanno annunciato, hanno ipotizzato addirittura un intervento militare. Ora il ritiro degli ultimi diplomatici. E poi, sempre dagli Stati Uniti, quello che scrive il New York Times, e cioè che sarebbe la procuratrice generale di New York ha chiesto alcune carte sui finanziamenti relativi alla Trump Organization, nuove nubi quindi sul presidente. Ma la notizia del giorno in Europa riguarda il fatto che oggi la Camera dei Comuni vota sulla Brexit e forse c'è l'accordo finalmente. La giornata cruciale per la Brexit è iniziata ieri sera a Strasburgo, dove Theresa May ha incontrato Jean-Claude Juncker, il quale ha offerto alla Premier l'ultima sponda, l'ultima via d'uscita prima del voto di oggi alla Camera, chiamata a ratificare o meno l'accordo sull'uscita di Londra dall'Unione Europea a 2 mesi dalla netta bocciatura di gennaio e ad appena 17 giorni dalla data ufficiale di uscita. E la concessione per rendere digeribile al Parlamento l'intesa riguarda il backstop, che eviterebbe il ritorno di una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord. Ebbene, la May ha ottenuto garanzie legalmente vincolanti sul carattere temporaneo del meccanismo. Inoltre si comincerà a lavorare subito per identificare misure alternative che possano sostituire il backstop entro il 2020, il che dovrebbe tranquillizzare almeno in parte i falchi della Brexit, che chiedono da sempre la possibilità che Londra possa uscire dal backstop unilateralmente. Il dissenso dell'ala oltranzista dei conservatori e degli alleati unionisti nordirlandesi potrebbe così rientrare, permettendo al Parlamento di ratificare l'accordo negoziato mesi fa con Bruxelles dalla May. La svolta era stata anticipata ieri pomeriggio da Angela Merkel, forse la leader europea che più si è spesa per evitare una Brexit senza accordo. La cancelliera aveva parlato di un'offerta importante che Juncker avrebbe messo sul tavolo. Cosa che si è puntualmente verificata, anche se il Presidente della Commissione ha lanciato un avvertimento a Londra: non ci sarà una terza chance. E veniamo alle notizie relative alla tragedia aerea in Etiopia. La Boeing, la società produttrice del velivolo, il 737 MAX 8 caduto
in Etiopia ha annunciato poco fa che ci sarà un aggiornamento del software di volo, che molti ritengono una delle possibili cause della tragedia, così come potrebbe essere lo stato di quello che era accaduto alla fine di ottobre in Indonesia. Insomma, Boeing sotto tiro sui mercati finanziari con le azioni che crollano, mentre proseguono le indagini e l'inchiesta per cercare di appurare le cause della tragedia. Era il volo dei funzionari delle Nazioni Unite che si spostano tra gli uffici di Addis Abeba e Nairobi. Ne sono morti 21, comprese alcune tra le vittime italiane, nello schianto del 737 MAX 8 dell'Ethiopian Airlines. Gli altri nostri connazionali, oltre ad un archeologo di fama mondiale, erano tutti impegnati con delle onlus e per una rete di ONG. Ci vorrà del tempo per il loro ritorno a casa. Intanto va avanti l'inchiesta. Le scatole nere sono state recuperate, ma sono parzialmente danneggiate. Forse non aiuteranno a capire cosa sia accaduto pochi minuti dopo il decollo al Boeing 737 MAX 8 della Ethiopian Airlines. All'inchiesta parteciperanno esperti di diverse nazionalità, anche italiana, come erano 8 delle 157 vittime. Ci vorrà tempo. Anche per questo ancora non sono arrivate indicazioni sulla sorte del modello di aereo, ma Cina, Etiopia, Mongolia, Isole Cayman e Indonesia hanno deciso di lasciarli a terra. Nel frattempo il titolo della Boeing è crollato come non accadeva dall'11 settembre. Proprio in Indonesia, lo scorso novembre, era accaduto qualcosa di analogo quando un 737 MAX 8 della Lion Air precipitò in mare con 190 persone a bordo. Sarebbero almeno 4 i punti in comune tra i due incidenti: pochi minuti di volo, condizioni meteo favorevoli, aerei nuovi e in entrambi i casi i piloti hanno chiesto di rientrare per problemi tecnici. I sospetti sono concentrati su un difetto del software che gestisce le indicazioni su assetto e velocità e che avrebbe inviato informazioni sbagliate su una situazione di stallo, puntando il muso dell'aereo in giù. In questo caso i piloti dovrebbero avere il tempo e il modo di disattivare il sistema e qui si dovranno concentrare le indagini per capire cosa sia accaduto nella cabina di pilotaggio prima dello schianto. Grandi novità in vista per la vicenda dei Navigator, cioè le persone che debbono orientare chi riceve il reddito di cittadinanza sui nuovi lavori. Da 6.000, l'accordo è così stato raggiunto fra Stato e Regioni, diventeranno 3.000. 3.000 invece di 6.000 assunti per 2 anni con un contratto di collaborazione da ANPAL Servizi dopo apposito concorso basato su un test composto da domande a risposta multipla. La riduzione del numero dei navigator, coloro che avranno il compito fondamentale di guidare i percettori del reddito di cittadinanza nel percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, è il punto chiave dell'accordo raggiunto ieri tra il Governo e le Regioni, accordo che, dopo il via libera della conferenza Stato-Regioni previsto per oggi, sarà recepito in un emendamento al decreto in corso di discussione parlamentare con i tecnici della Camera, che proprio ieri hanno spiegato nel loro dossier che sarebbe opportuno chiarire numero, costi e inquadramento dei navigator. Le regioni alla fine hanno tenuto il punto sulla difesa delle proprie prerogative costituzionali e hanno sostanzialmente vinto. I 3.000 neoassunti infatti saranno poi mandati nei centri per l'impiego gestiti dalle regioni, appunto. Tutto questo però sarà preceduto dalla firma di una convenzione con ciascuna regione per definire le funzioni dei navigator. Assistenza tecnica in base all'intesa, concetto tuttavia molto lontano da quello di aiuto attivo nella ricerca di un'occupazione immaginato da Di Maio e dall'ideatore della figura, il presidente di ANPAL Mimmo Parisi. Il dimezzamento dei navigator comporterà parallelamente un dimezzamento dei costi per i prossimi 2 anni, le risorse avanzate finiranno alle regioni. Costi che però saranno destinati a salire negli anni successivi, quando le regioni e non ANPAL Servizi ne selezioneranno attraverso concorso pubblico 6.000 da reclutare, questa volta a tempo indeterminato. Tutto questo mentre la gamba assistenzialista del reddito di cittadinanza è già in funzione da mercoledì scorso. Al momento le domande presentate hanno superato quota 380.000, 141.000 sono pervenute online e attraverso poste, almeno 240.000 tramite CAF. Ora il punto sulla vicenda dei vaccini. Niente scuola da oggi per quelli, per i bambini che non hanno i certificati in regola.
Le verifiche sono già in corso, ma per capire quanti bambini nelle scuole di infanzia rischiano effettivamente l'esclusione per difetti nella certificazione sui vaccini, bisognerà aspettare i dati provenienti dagli istituti. Il termine per la presentazione dei certificati vaccinali è stato prorogato di un giorno. Da oggi comincia il vero esame della situazione regione per regione. Alcune centinaia di casi sono sotto esame in Emilia-Romagna. 300 lettere di espulsione da nidi e asili comunali sono state inviate a famiglie di bambini che risultano non in regola. Altri 1.600 casi si profilano in Liguria. I presidi si sono detti pronti a far rispettare la legge. Soltanto l'effettiva presentazione di certificati in regola consentirà ai bambini di entrare in asili nido e nelle scuole di infanzia senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge Lorenzin. Per i più piccoli, fino a 6 anni, l'accesso sarà consentito solo se i documenti saranno in regola, mentre per gli alunni di età compresa tra 6 e 16 anni non in regola sarà possibile frequentare le lezioni, ma per i genitori inadempienti sono previste multe fino a 500 euro. Intanto il Ministero della Salute fa sapere che le coperture vaccinali sono in aumento. In molte regioni risultano vicine alla soglia del 95%, la cosiddetta immunità di gregge, soglia minima consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per impedire la diffusione dei virus. La ministra Grillo critica la legge Lorenzin, punta tutto sull'obbligo, ma aggiunge non è urgente modificarla. Il diritto alla salute è prioritario, ma assicura non faremo passi indietro. In Commissione Igiene e Sanità del Senato è scaduto ieri il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge che dovrebbe introdurre il cosiddetto obbligo flessibile. L'iter parlamentare è però ancora lungo. Albano è una minaccia per la sicurezza nazionale ucraina. Il Ministero della Cultura di Kiev, infatti, ha inserito il cantante pugliese in una lista nera di artisti internazionali considerati nemici di quel paese. Non sono stati indicati i motivi né le conseguenze della messa al bando, ma è probabile che Albano paghi le sue simpatie per il presidente russo Putin e il fatto di aver pubblicamente giustificato l'annessione della Crimea da parte di Mosca. «Sono un uomo di pace, per me è un fulmine a ciel sereno», ha dichiarato il cantante, molto popolare anche a quelle latitudini. E siamo allo sport. Oggi è una giornata fondamentale per la Juventus, che deve ribaltare il risultato della gara di andata con l'Atletico Madrid. Ha perso 2-0, ora deve vincere con 3 gol per accedere ai quarti di finale di Champions League. Buona la prima, ma quanta sofferenza. Contro un Empoli generoso e ben messo in campo, la Roma di Claudio Ranieri ha sofferto, lottato e come al solito rischiato, ma è uscita dall'Olimpico con 3 punti essenziali in ottica Champions, ma soprattutto con tanto morale. In una squadra decimata tra infortuni e squalifiche, Ranieri ha cercato di infondere coraggio e voglia di soffrire e il bel gol di Stefano Sciaraui dopo appena 8 minuti sembrava spianare la strada ai giallorossi. Invece neanche il tempo d'assaporare la gioia del vantaggio che Jean Jesus infilava incredibilmente di testa alla propria porta, lasciando di stucco Olsen. Il portiere svedese ha avuto i brividi sulla splendida punizione di Pasquale infrantasi all'incrocio dei pali. Ancora su palla inattiva, la Roma riusciva però a colpire prima del riposo. Punizione di Florenzi e stacco imperioso di Patrick Schick, che ringraziava così Ranieri, prodigo di belle parole nei suoi confronti alla vigilia. La ripresa vedeva i giallorossi controllare senza grossi patemi i tentativi dell'Empoli. Zaniolo pagava il frettoloso recupero con riacutizzarsi del problema al polpaccio. Dopo l'ingresso di Perotti, una lunga pausa, sino al fallo di Florenzi che Maresca puniva col secondo giallo. Roma in 10 nei minuti finali ed Empoli che trovava il pari con Krunic all'87esimo, annullato però dall'arbitro con l'ausilio del VAR per un precedente tocco col braccio del neoentrato Oberlin. Interminabile recupero, con la Roma che oramai sulle ginocchia otteneva una vittoria importantissima, ancor più per Claudio Ranieri, che potrà preparare con maggior calma l'impegno di sabato in casa della SPAL, approfittando poi della pausa per la nazionale, così da poter trasmettere alla squadra la sua filosofia di gioco. Cristiano Ronaldo si allaccia con cura le scarpe perché i dettagli contano nel momento della verità, perché quella notte infausta del 21 febbraio è stato un compagno scomodo nello spogliatoio della Juve tutti i giorni. Parola al capitano Chiellini, che taglia il traguardo delle 500 partite in bianco-nero e aggiunge che nessuno ritiene impossibile la rimonta contro l'Atletico di Simeone. È tanta la voglia di un'impresa straordinaria contro una formazione tosta che non subisce gol da 5 partite. Potrebbe essere la volta buona, scherza Allegri.
Più seriamente, le statistiche dicono che gli spagnoli non sono mai usciti dopo che hanno segnato due reti. E a proposito dei difensori, il tecnico dei Colchoneros può contare sul leader Godin, che aveva subito un colpo in allenamento. Deve invece rinunciare agli squalificati Diego Costa e Thomas ed è anche costretto ad adattare Juan Fran a sinistra per l'assenza di Felipe Luis. Sarà la prima volta l'avversario per Morata, punto di riferimento in attacco, che consentirà a Griezmann di svariare. Massimiliano Allegri deve fare i conti con l'infortunio last minute di Douglas Costa, che allunga la lista. Si aprono diversi scenari per la formazione, tenendo presente la squalifica di Alex Sandro in difesa. A fianco di Bonucci e Chiellini ci potrebbero essere due debuttanti in Champions, come Cancelo e Spinazzola, giocando la carta dell'incoscienza. Davanti Bernardeschi sembra favorito su Dybala per completare il reparto con Mandzukic e Cristiano Ronaldo, che in queste gare trova il suo habitat naturale. Per Allegri Madrid può evocare l'ambizione per la finale di giugno e non più la tentazione Real che da ieri ha richiamato Zidane. Se fosse la partita dell'anno saremmo tutti rovinati, perché poi non è che se passiamo abbiamo vinto la Champions. Cioè giocare il quarto di finale, eventualmente la semifinale e poi eventualmente ancora la finale. E va bene, alla fine siamo riusciti a vedere anche la Juventus. Allora, fra poco c'è Paolo Sottocorona con le previsioni meteo. Subito dopo Alessandra Sardoni conduce Omnibus. Gli ospiti di oggi Sergio Chiamparino, Davide Giacalone, Ilario Lombardo, Alessandro Morelli e Silvia Truzzi. 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.